Buon weekend, perché tanto ormai i weekend, le Pasque, i giorni feriali è diventato tutto uguale, quindi oggi è venerdì. E grazie a Dio non siamo superstiziosi, quindi non ce ne frega nulla, né del fatto che sia venerdì 17, né che passa l'asteroide, né che ci sarà la conferenza di Giuseppe Conte, tanto noi stiamo davvero ringraziare Dio oggi. Oggi stiamo davvero ringraziare Dio perché, come vedete, accanto a me c'è un carissimo fratello, amico, ministro, so che non ha bisogno di presentazioni, molti di voi lo conoscono, chi non lo conosce conoscerà il tesoro che il Signore ha messo dentro di lui, che è Rino Montefusco da Torre del Greco, una comunità molto bella, là io ho avuto la grazia di predicarci, ma al di là di questo è una persona veramente straordinaria, una famiglia straordinaria. E per me è un onore oggi poter condividere questa diretta insieme a lui, perché è un uomo che conosce davvero il cuore di Dio e soprattutto è uno di quelli che possiamo dire essere dei nostri, perché predica il Vangelo. Io non amo dire predica la grazia, perché il Vangelo è la grazia, però per capirci parla molto bene il linguaggio della grazia. Se ritenete che questa diretta possa essere, vedrete che lo sarà, di edificazione, di crescita, condividetela sulla vostra pagina, invitate altri amici, ciao a tutti quelli che si stanno connettendo e io passerò soprattutto la parola a lui oggi perché vogliamo, Rino, sentire da te le meraviglie che il nostro buon papà ha messo dentro il tuo cuore. Alleluia. Ok. Io ti passo la parola appena hai fatto. Io Sì. intanto mi sistemo la diretta qua. Ok. Rino, abbassa poi l'audio dell'iPad così non c'è il ritorno indietro. No, no, ok, credo che non ci Ah, sarà. Okay. ok, perfetto. Allora, Perfetto. Ok. buonasera, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Grazie Walter per avermi invitato in casa tua. Grazie per avermi invitato sul tuo profilo, sulla tua pagina che è molto, molto vista, hai molti like. E questo mi riempie il cuore anche perché comunque tu sei un predicatore di grazia, sei una persona che vive la grazia. E sapere che c'hai tanti follower, tante persone che ti seguono, questo mi riempie di gioia. Comunque, grazie a Dio anche per queste dirette che stiamo mandando un po' tutti quanti. Siamo chiusi in casa, ma come disse Paolo, la parola di Dio non è incatenata. La parola di Dio su internet sta viaggiando tranquillamente e nessuno potrà fermarla. Soprattutto la verità, nessuno potrà fermarla. Amen. Amen. È così. Alleluia. Io ti sfrutterò, ti strizzerò e cercherò anche di contattare, per quello che riesco, qualche domanda di quelle più interessanti. È chiaro che siete talmente tanti, grazie a Dio. E a volte mi ritrovo 2400-2500 commenti, non riusciamo a metterli tutti, però se riesco a, come si dice, a catturare qualche domanda interessante, sfrutteremo oggi con tanta grazia, ma in maniera molto dura anche, molto severa, il nostro Rino. Rino, io vorrei, farti una domanda con la quale tu parti. La grazia di Dio, sappiamo che non è una dottrina, è una persona e che non è una delle possibilità, delle possibili strade da seguire, ma è la via di Cristo, della via del nuovo patto. Non c'è un Vangelo della grazia, esiste il Vangelo che è il messaggio della grazia di Dio. Io vorrei darti la parola per dirci quello che hai nel cuore, considerando anche le tante bugie, bisogna chiamarle così, che vengono messe in giro sulla grazia, i miti, i pali sacri, tutto quello che viene detto per screditare alla fine poi la centralità della figura di Gesù e della grazia di Dio. Quindi ti lascio la parola e siamo tutti orecchi. Grazie, grazie, grazie. Allora, come ben tu dicevi prima, la grazia non è una dottrina, la grazia non è un insegnamento che uno vuole farci, vuole trarne qualche cosa nell'insegnamento, bene, ma la grazia, sappiamo tutti, è una persona, è una persona. E vedi, si sentono
tanti, sai, tu vai alla scuola biblica, sono stato anche io insegnante di scuola biblica, e tu puoi insegnare sulla fede e c'hai tanto da dire. Puoi insegnare sulla pace, puoi insegnare sull'autorità del credente. Ci sono tante dottrine che vengono spiegate nella scuola biblica, nel corso di una scuola biblica. Ma quando si parla di grazia, si cerca di spiegare la grazia, come infatti adesso anche io ho qualche versetto da condividere con te, Walter, e con Wow. tutti i nostri ascoltatori. Ma la grazia deve essere vissuta. Allora, faccio un esempio. Io conosco Walter Biancalana, come molti di voi lo conoscete. Ma chi lo conosce meglio è una certa donna che si chiama Barbara, perché sua moglie lo conosce, ma anche lo vive. Io posso conoscerlo da vicino quando viene in chiesa da me, quando viene a farsi una mangiatina da me. E possiamo Non vedo scambiare, l'ora di tornare. ecco, possiamo scambiare quattro chiacchiere, posso stringergli la mano, posso abbracciarlo quando finirà questo Covid-19, ma vivere Walter sarà diverso dal conoscerlo così. Vedete, andiamo un attimo subito a vedere qualche cosa, dai. Io porto gli occhiali, Walter. Caro, guarda là. Allora, andiamo un attimo in Giovanni 1, dai. Adesso ci divertiamo un pochettino con la parola di Dio. Allora, Giovanni 1, vediamo un attimo qui che cosa dice il nostro buon Giovanni Battista, parlando di Mosè e parlando di Gesù. Guardiamo un attimo la differenza. Evangelo di Giovanni al capitolo 1, per chi ha la Nuova Diodati dalla quale leggo io, e per chi non conoscesse, non avesse ancora dimestichezza con la parola, è a pagina 107. Evangelo di Giovanni al capitolo 1, guardate qui al versetto 17. Dice così, dice: poiché la legge è stata data, notate bene, è stata data, è stata donata qualche cosa, è stata data per mezzo di Mosè. Ma la grazia e la verità sono venute, non è stata data, è venuta di persona. Dio un giorno diede la legge, ma non si presentò lui. Yes, Diede è due importante tavole questo. fredde, diede due tavole fredde, ma non si presentò lui. Cioè, in queste tavole tu non scorgi il suo cuore. Yes, è così. Ma la grazia e la verità sono venute, anche se poi vengo in punta di piedi lì in casa di Walter Biancalana, perché premetto, lui è un professore di greco e sicuramente sarà d'accordo con me, dove qua, in questo versetto è scritto che la grazia e la verità sono venute, ma in realtà il verbo descrive che è venuta. La Verissimo. grazia e la verità è venuta. Grammaticalmente è sbagliato perché parla di due cose. È giusto che in italiano si doveva scrivere sono venute, ma in realtà in greco dice la grazia e la verità è venuta. Questa per denotare che è la stessa persona. Cioè praticamente viene la grazia, a braccetto conviene la grazia e la verità. Sono venute, ma è una stessa persona, perché Gesù è la grazia, Gesù è la verità. L'uomo della grazia ha detto: io sono la verità. Allora, quando Dio diede la legge, la diede per mano degli angeli e la lasciò a Mosè. Ma quando invece è venuta la grazia, è venuta la verità, Dio non ha voluto mandare nessuna cosa che non sia stata lui. Ok? Wow. Vedete, tra i 12 apostoli, l'unico apostolo che più possiamo paragonarlo alla grazia è il nostro buon Giovanni, l'apostolo Giovanni, no? Che è quello che, diciamo così,
più raffigurato la grazia. E proprio lui ci ha lasciato in eredità tre epistole, la prima, la seconda e la terza epistola. Vedete, Giovanni l'Apostolo, se venite con me un attimo in nella seconda epistola di Giovanni, guardate un po' qui, lui, ecco, secondo me meglio di lui nessuno lo può descrivere il rapporto che c'è tra la grazia e l'essere umano. Perché nella seconda epistola di Giovanni, che non ha capitoli, al versetto 12, cioè a pagina 289, guardate qui al versetto 12. Anche se avevo molte cose da scrivervi, e notate bene che la legge è stata scritta, ok? La legge è stata scritta. Lui di persona, Dio, non si è presentato. Ora qui l'Apostolo Giovanni dice: anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta ed inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la vostra gioia sia completa. Meglio di così, Walter, non si può descrivere. La legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità è venuta per mezzo di suo figlio. Cioè, questa volta Dio ha manifestato la sua presenza sul fatto che ha detto: io mi incarno in un corpo e mi presenterò a tutti di persona, non più su tavole di pietra. L'Apostolo Giovanni descrive questo: io non voglio più scrivervi con carta ed inchiostro, non voglio più venire a voi con carta ed inchiostro perché è freddo il rapporto, ma nel momento in cui mi presenterò da voi, voi ascolterete la mia viva voce, possiamo abbracciarci e qui vi posso manifestare il Giovanni che ha avuto una relazione intima con l'uomo della grazia. Ora, questa è la seconda epistola di Giovanni, guarda la terza. La terza sarebbe la pagina successiva, al versetto 13, perché anche questa epistola non ha capitoli. Al versetto 13 è scritto: avevo molte cose da scrivervi, ma non intendo, e questo è il cuore di Dio. Dio non vuole più, non ha più questo modo di relazionarsi con l'uomo. Così Giovanni non intendeva più scrivere con inchiostro e penna, versetto 14. Spero però di vedervi presto. Allora ci parleremo a voce. Ragazzi miei, questa è la grazia di Dio. Ragazzi, meglio di così, il nostro Johanner, il nostro apostolo Giovanni, l'uomo della grazia, quella persona che è stata l'unica di tutto il team dei 12 apostoli a riposare sul petto di Gesù, a sentire il suo battito. Se tu ti coricavi sulle 10 tavole del patto, probabilmente ti si raffreddava l'orecchio perché quei pezzi di marmo non ti trasmettevano vita. E poi voglio dirvi una cosa, ragazzi. Ma la legge non era nelle intenzioni di Dio. La legge non è mai stata nelle intenzioni di Dio. La legge Dio l'ha data perché ha visto uno sfrenare di peccato, ha visto un popolo irrefrenabile. L'Apostolo Paolo, nella sua epistola ai Galati, descrive molto bene dicendo che la legge è stata data, ok, per portarci a Cristo, per portarci ad un Salvatore. La legge non è stata mai nel cuore di Dio, mai nel cuore di Dio, ragazzi miei. Vedete, mi piace fare questo esempio. Immaginate due innamorati che per un tempo si separano. Lui parte per un viaggio e lei rimane a casa. Nel momento in cui questo lui, lontano, mille miglia dalla sua amata, che cosa fa? L'unico mezzo è scrivergli lettere. Oggi magari facciamo le videochiamate, ma immaginate un attimo che internet non c'era ancora.
manda post, manda lettere, lettere, lettere sopra lettere per manifestargli il suo amore. Ma poi arriva il momento in cui questo lui ritorna da lei. E poi per un attimo immaginate questa scena. Lui sta guardando in faccia la sua lei e cosa fa? Tira dal taschino della giacca una lettera per parlare a lei. Cioè, lei lo guarda e dice: Mio Dio, ma non è finita ancora questa distanza? Io adesso ti ho vicino, io adesso non ti lascerò, io adesso sono con te e devi solo abbracciarmi senza mascherina. Gloria! Questa è la Wow! grazia di Dio, ragazzi miei. La grazia di Dio quando viene vicina, la legge non ha più luogo, non ha più spazio. Io, professor Walter, voglio dirti una cosa. Sai cosa vedo nel popolo di Dio? Vedo un autolesionismo. Cioè le persone vogliono autoaccusarsi, autoappesantirsi. Come se non bastasse la legge, ma loro stessi vanno a frugare, a cercare, a scavare. Ma cosa volete cercare nella legge, ragazzi miei? La legge trova sempre difetti su di voi. Ecco Così. perché quando tu vai negli ambienti cristiani e trovi qualcuno che ti predica un messaggio, un discorso dove tu sei entrato vuoto e te ne esci pieno di pesi, io dico sempre: cambia luogo. Yes. Cambia Yes. luogo, perché quello non è il messaggio di Dio. Voglio dirti una cosa, che il Signore è venuto per darci il Vangelo, non è venuto per darci qualche altro surrogato. Il Signore è venuto per darci una buona notizia. Ora, dire alla gente, tu fai questo, e tu ancora sei mancante, e tu fai quest'altro, e tu fai quest'altro, ma ditemi un attimo, ma voi pensate che la gente ha bisogno di averlo, cioè che si deve ricordare attraverso voi? Pensi tu che non lo sappia la gente quello che fa? Allora, cosa vuoi dare? Un contributo alle sue malefatte? O vuoi dargli veramente il Vangelo della grazia di Dio? Amen. Walter, questo messaggio quasi 10 anni fa ha rivoluzionato la mia esistenza, la mia vita. E sai una cosa, chi ha ricevuto la grazia di Dio, ma come fa a tornare indietro? Ma come fa a sentire quelle cose? La vita è già piena di pesi. Vai nelle chiese e ti danno tonnellate di pesi. A volte ci sono predicatori che li vai ad ascoltare e tu devi soltanto dire: Mio Dio, ma quanto arriverò a tale santità? Come faccio ad arrivare a quel grado di santità, a quel livello di santità? Vedi, io voglio dare una chiave a quanti ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo. Ogni cosa che leggi nella parola di Dio filtra ogni cosa tramite la grazia. Ogni cosa deve essere filtrata per la grazia di Dio. Perché dico questo? Per il semplice fatto che si prega e si mette. Perché poi, Walter, sai cosa succede? La persona, in maniera intenzionale, magari in maniera distratta, prende delle cose della legge, fa un copia, incolla e li porta nella grazia. Poi Bravissimo. che fa? Shaker. Togliendo la croce tra le due. Ma è pazzesco, ragazzi miei. È pazzesco. Cioè, è quando Paolo diceva: molti si comportano da nemici della croce di Cristo. È esattamente questo, perché tu togli la croce. Lì non parlava delle persone che bestemmiano la croce, no, lì parlava di quelli che non danno il valore alla croce di aver cambiato tutto.
Yes. Oggi, per esempio, no? Allora, io non devo avere timore di dire le cose. No, tu devi parlare liberamente, tanto su questa pagina ormai sono avvezzi a tutto, quindi senti libero. No, ascoltami, c'è una parola, parlavi del greco, no? Che ricorre spesso negli Atti degli Apostoli e anche nelle lettere, che è parresia, che viene tradotta con franchezza. La Franchezza. parresia è dare al pane. Ah, lo sai perché? Perché quelli che sono nemici della croce di Cristo non si fanno molti problemi a dire il loro punto di vista. Io credo che noi con grazia, ma con verità, tu parlavi del fatto che la grazia va insieme alla verità, dobbiamo avere il coraggio di rimettere la croce e Cristo al centro di ogni cosa. Quindi Yes. vai libero, che poi le pietre te le faccio avere con un corriere. Vai libero, Rino, vai, vai, ti stiamo ascoltando. Siamo 350 almeno che ti stiamo Bene, ascoltando. benissimo. Allora, tutti e 350, ascoltatevi questo. Oggi, in Sì. questa pandemia, in quello che stiamo passando, in quello che stiamo trascorrendo, in questa galera forzata, insomma, in tutto questa catastrofe, sento spesso, Walter, questo versetto, secondo Cronache 7:14. Ma non se ne può più. Non se ne può più. Ma dico, ma come si fa? Ma poi, con tutto il rispetto per i nostri amici, ministri, colleghi di lavoro, in Cristo, cioè, menzionano questo versetto. Ma ragazzi miei, secondo Cronache 7:14, ma consentitemelo, è proprio il cuore del cuore del cuore della legge. Esatto. Come mai? Oltretutto, il contesto è il tempio che non c'è più, dove si facevano sacrifici che non devono essere fatti più, sotto una dispensazione che non esiste più, in un popolo che non è il nostro. Quindi è veramente andare a mettere insieme, ora non lo posso dire in toscano perché sennò sarei ancora più parretico di te. Il cavolo a merenda. Il cavolo a merenda. Non c'entra niente. Noi non siamo ebrei. Mamma mia! Abbiamo Israele, ma amen, che preghiamo, amiamo Israele. Noi abbiamo le nostre radici di un Messia che viene da Israele, ma noi siamo credenti gentili in Gesù Cristo. E gli stessi apostoli, quando si aprì la predicazione ai gentili, in Atti dissero: è parso bene allo Spirito Santo e a noi, non a noi e allo Spirito Santo, prima allo Spirito Santo e a noi, di non mettere altri pesi su coloro che vengono dal paganesimo, se non quattro cose che sono necessarie. E Alleluia. noi siamo andati a recuperare tutti gli apici, tutta quella roba lì. Noi ricostruiamo il tempio e tutta una roba che alla fine ha un solo fine, che Gesù, l'albero della vita, non sia nel centro di Eden. Amen. Alleluia. Alleluia. Ma poi, dico, ragazzi, io sono l'ultimo di tutti quelli che insegnano la parola di Dio, ma un po' di intelligenza sto cercando di mettercela quando si sentono discorsi del tipo, no? Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia, io lo guarirò, io lo perdonerò. Ma attenzione, al di là di tutto quello che il mio amico Walters ha detto poc'anzi, che sono perle preziose. Ma c'è quel se all'inizio del versetto 14 che è un condizionale. Se. Allora, se c'è quel se, vuol dire che io, se faccio una cosa, Dio mi guarisce. Se faccio un'altra cosa, Dio mi perdona. Quel se è importante, ripeto. Al di là di quelle preziosità che poc'anzi ha detto il signor Walter, ma dimmi una cosa, Walter, guarda qui, Walter. Secondo Cronache 7:14 abbiamo detto: se il mio popolo, su quale invocato il mio nome, si umilia, cerca,
io lo perdonerò, io lo perdonerò. Questo mi dice allora che oggi allora Dio non ha perdonato. Cioè questo mi dice ancora allora che Dio non ha effettuato il suo perdono sull'umanità. Quando invece, prima Giovanni capitolo 2, versetto 2 dice che Dio ha perdonato non solo i nostri peccati, per tutti gli evangelici, ma ha perdonato quelli di tutto il mondo. Lo dice anche 2 Corinzi 5. Ecco. Ma poi, venite un attimo con me, dai ragazzi, facciamoci un giro nella parola. In Efesini. Ragazzi, io l'avevo detto, non mi credevate che Rino sarebbe stata una sorgente in piena. Invitate, condividete perché stiamo ricevendo, poi io sto ricevendo delle robe che mi stanno tenendo incollato su questa sedia. Quindi vai avanti, noi siamo con te. Gloria a Dio per ministri su questa nazione che dicono pane al pane e vino al vino. Siamo con te, Rino. Abbiamo detto, secondo Cronache 7,14, che sei il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome, si umilia, cerca bla 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 bla, io lo perdonerò. Dice così? Perfetto. Dice così. Allora andiamo a vedere Efesini, capitolo 4, versetto 32. Per chi ha la nuova Diodati è 230 la pagina. Efesini 4, versetto 32. Ora dico io. Ci siamo? Ok, allora dico io adesso, guarda qui che cosa dice l'Apostolo Paolo. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Adesso senti questo, come anche Dio vi ha perdonati. Questo verbo ha è qualcosa di passato. Ragazzi miei, mettete e fate coincidere Efesini 4:32 e Secondo Cronache 7:14. Tiratemi fuori una soluzione. Io credo che voi andate in crisi se mettete legge e grazia in questi due versetti, li unite e cosa mi fate più uscire da lì dentro? Una roba da confondere tutto. Tutto, perché non si può, cari nella grazia, dire se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, cerca la mia faccia, prega, io lo perdonerò. Vai a leggere poi Efesini 4:32 e ti dice l'esatto opposto di ciò che dice Cronache. Ragazzi, questo è il discorso. Non cercate di autolesionarvi. Non prendete le cose del vecchio patto e li portate nel nuovo patto. Non andate a dire ai vostri fratelli che si stanno struggendo l'anima, che vogliono fare bene in Cristo. Non andategli a dire, fratello, tu non vieni perdonato, tu fai questo perché Dio vede del peccato nella tua vita, perciò tu... Ragazzi, ma voi... Ma questo è È omicidio. un omicidio. Ascoltami, Rino. Io ho incontrato persone che hanno cercato di togliersi la vita per le condanne che sono state messe. E ti dirò di più: in un paese vicino a qui, non dico la chiesa, non dico il paese, una ragazza di 27 anni, 12 anni fa, è uscita dal colloquio con il pastore e si è uccisa. 27 anni. Noi dobbiamo avere il coraggio di rimettere le cose dove devono stare. Io Ma vorrei leggere mentre tu dicevi delle cose straordinarie, mi è venuto in mente 2 Corinzi 5, 19. Infatti Dio era, non sarà, era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Alleluia. E chiaramente lui si è riconciliato, ma accettare questa riconciliazione è la libertà delle persone, l'accettare questo dono. Ma per parte sua, quando Cristo ha pagato per i peccati come agnello sacrificale di tutta l'umanità, di tutti i tempi, sulla croce, lui si è riconciliato con il mondo, non con la Chiesa. Dio ha tanto amato il mondo e Dio si è riconciliato con il mondo. E poi ha detto, non imputando agli uomini, non ai ravveduti, agli uomini, quelli che stanno là, quelli che stanno bestemmiando come noi eravamo prima di conoscerlo, i loro peccati, non perché li ha imputati su suo figlio e ha
messo in noi la parola non del ravvedimento, ma della riconciliazione. Alleluia. Noi, il Vangelo, Gloria a noi Dio. abbiamo predicato, scusate, ora mi scaldo io. Noi abbiamo predicato un messaggio così e l'abbiamo spacciato per Vangelo. Yes. Se tu dai la vita a Cristo e lo accetti, il Signore perdonerà i tuoi peccati. Questo non è il Vangelo. Il No. Vangelo è: Dio ha già perdonato i tuoi peccati, perciò è con le braccia aperte e tu puoi riceverlo nella tua vita come Salvatore. Questo è il Amen. messaggio. Per cosa Amen. c'è tra 2 Cronache 7 e quello di cui stiamo parlando? Ciò che la religione guidata dal principe di questo mondo, fatemelo dire con chiarezza, vuole togliere di mezzo la croce di Cristo. Tra 2 Cronache 7 e questo c'è la croce che è il centro, è la gloria. Tutta la Bibbia parla in ombre meravigliose della croce. La croce ha cambiato tutto. Se la croce non cambia ciò che sta prima, è perché c'è un messaggio che la toglie di mezzo. Esatto, esattissimo, esattissimo, gloriosissimo. Alleluia. Alleluia. Sai, mentre parlavi prima, mi è venuto in mente una cosa. Tu parlavi e io ti venivo dietro e wow, quando Giacobbe, non se lo trovo, eh? Ok, in Genesi capitolo 28, tu prima Lo parlavi di Giovanni, prendiamo? sì, prendiamolo, parlavi di Giovanni chinato sul cuore di Gesù. E mentre tu hai detto questo, mi è venuto in mente, subito mi è venuto questo capitolo, Genesi capitolo 28. Verso 10 disse che Giacobbe, in ebraico Yaakov, partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo, vi passò la notte perché il sole era già tramontato, prese una delle pietre del luogo e se la mise per capezzale e si coricò. Giacobbe ha utilizzato come cuscino una pietra, Giovanni ha utilizzato un cuore. Geremia Wow! dice: Però il cuore di pietra in un cuore di carne, perché la parola Jacob vuol dire soppiantare. La pietra è stata soppiantata dal cuore di Gesù. Oggi noi abbiamo tutto ascoltando il cuore della grazia in Gesù. La Yes, parola, Rino. bello, è bello ascoltarti, Walter. Per concludere quel concetto di Secondo Cronache 7:14, lì ci sono due cose, al di là che se il mio popolo si umilia, no? Noi siamo chiamati anche a vivere una vita di umiltà, perché l'umiltà precede la gloria sia nel vecchio patto che anche noi oggi qua. Ma Altresì è scritto. umiltà e umiliare sono due cose molto diverse, mi insegni. Certo, io sto parlando di umiltà, di umiltà. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio perché egli a suo tempo vi innalzerà. Va bene, ma cioè, il discorso è questo. Quello è un verso a condizione, ok? Se tu farai questo, io risponderò con questo. Oggi, non so in Toscana, ma qui c'è un detto che te lo recito in napoletano, poi te lo traduco in italiano, ma credo che tu lo conosci già. Aiutate, che Dio t'aiuta. C'è anche in Toscana. Aiutati Come dice in toscano? e Dio ti aiuta. Così, italiano proprio, italiano perfetto. Aiutati che Dio ti aiuta. Ragazzi, ma questo è proprio un detto che non è per niente biblico. Perché se io devo muovermi affinché Dio si muova, allora questo non è il Vangelo. La legge era così, era caratterizzata su queste aspettative. Dio si aspettava qualche cosa da te. Oggi, nel nuovo patto della grazia, Dio si è aspettato tutto dal figlio. Tu non c'entri niente. Tu ti devi mettere a parcheggio. Tu non c'entri perfettamente niente perché l'opera compiuta di Cristo, santa, eterna e perfetta, è stata del figlio e non tua. Se Dio dovesse guardare a te direttamente, senza filtrarti attraverso il figlio, ragazzi miei, noi saremmo sciolti come cera vicino al fuoco. Ok? Così. Poi dice ancora, io lo perdonerò e io lo guarirò. Ma scusatemi, ma Cristo alla croce non ha compiuto anche
quello che ha compiuto per la nostra guarigione. Prima Pietro 2:24 dice proprio questo, dice che per le sue lividure ne hanno date tante a Gesù, per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma come fai tu a mettere secondo Cronache 7:14 con prima Pietro 2:24? Come si può mettere insieme? Perciò dico, non vi autolesionate, non cercate di prendere il vecchio patto e affibbiarvelo a voi come stile e condotta di cammino in Cristo, perché è impossibile, ragazzi miei, è impossibile. La legge, ricordati una cosa, la legge esige, la legge pretende, Davvero. ok? La grazia, tutto questo non lo fa, La grazia ok? dona, la grazia supplisce, la grazia. Non esiste, la grazia non vuole niente da te, la grazia dona, ma non vuole, Yes, wow. ok? La grazia dona, ma non vuole, ma poi vuole, ma io cosa gli posso dare a Dio? Ma perché pensi che Dio non lo sa che io non ho niente da dargli, se non un cuore arreso, se non un cuore adoratore? Vedete, un'altra cosa, per esempio, no? Amore di legge, amore di grazia. Cioè, ma non è sempre lo stesso amore? No, perché nella legge Dio voleva che tu lo amassi. Infatti, qualche scriba, qualche fariseo andò da Gesù e disse: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? Nota bene, il grande comandamento di cosa? Della legge. Allora c'è questo grande comandamento, no? Della legge. Ama il Signore Dio tuo. Vedi? Questo è il grande comandamento della legge. E la legge diceva in questo grande comandamento: devi amare Dio. L'amore di grazia? Noi amiamo perché siamo stati amati Wow. per prima. Così. La grazia produce la risposta dell'uomo a Dio, la legge produce ribellione. Perché Alleluia. la legge crea un comando esterno, la grazia suscita un desiderio interno. Voglio ripetervelo. Questa è la grande differenza tra questi due regimi. Io faccio una conferenza in giro, tu sai, Rino, che si chiama Liberazione e guarigione nel regime della grazia. La grazia è un regime spirituale. Legge e grazia sono due regimi spirituali. Sai, nel mondo naturale, quando ci sono due correnti atmosferiche, una fredda e una calda, e si incontrano, si producono temporali, si producono uragani. La Sì. stessa cosa quando due regimi spirituali diversi si uniscono, si crea un macello, si crea una tempesta. E legge e grazia sono due regimi spirituali diversi. La lettera agli ebrei dice che la legge è stato un tempo e ciò che invecchia è prossimo a scomparire. Leggete Yes. Ebrei capitolo 8. La grazia è un altro regime spirituale. Nella legge il comando era esterno. E ecco perché la Bibbia dice che la forza del peccato è la legge. Perché quando tu hai un'imposizione esterna, scatta a motivo del peccato. La legge è perfetta. Niente di male con la legge. Ma a motivo del peccato che nell'uomo scatta la ribellione. Infatti, come è arrivato un comando solo in Eden, è arrivato il tentatore. Subito a tentare sul comando. Ora, se un uomo creato perfetto non ha tenuto un comandamento, mi dici come puoi tu, che sei dopo il peccato di Adamo, tenerne 10 più tutti i 315 comandamenti? Sì. Noi non ne abbiamo tenuto nemmeno uno dei comandamenti. Prendiamo il Decalogo, noi non ne abbiamo tenuto uno, perché non puoi dirmi non ho ucciso, perché non l'avrei fatto con le mani, ma l'avrei fatto con la lingua, l'avrei fatto perché hai avuto un moto di rancore verso qualcuno, e la Bibbia dice: chi odia il proprio fratello è omicida. Ogni imposizione esterna crea ribellione. È sempre il concetto del 10 porte, entra dove vuoi, ma in quella non devi entrare, e subito il nemico inizia a bombardarti, chissà cosa c'è là dietro. Invece la grazia produce
una ubbidienza, produce un frutto interiore. La grazia produce un desiderio dal di dentro. La legge produceva invece un'imposizione dall'esterno. Rim. Yes, verissimo, verissimo. Vedi, Walter, oggi nel popolo cristiano, negli ambienti cristiani, si parla di grazia, si parla di questa stupenda e meravigliosa grazia, si canta di grazia, per non parlare poi delle canzoni che si fanno in quei circoli cristiani, no? Stai parlando anche con una persona che suona la chitarra da 35 anni e per molti anni ho fatto il worship leader in qualche ambiente cristiano. Anch'io vengo da là. Ho visto che pure tu, insomma, suoni la chitarra, vabbè. Si canta e si menziona la grazia, ma sai una cosa? Io scopro una triste realtà, che la grazia viene menzionata, ma non si conosce la potenza di quanto detto. Mi spiego. Sì, diciamo così, l'affermazione più solita che tu senti nelle chiese è gloria a Dio, gloria a Gesù. Sangue di Gesù, poi non te ne dicono. Vabbè, lì Sangue di Gesù, gloria a Dio, alleluia, osanna. Dico, se noi facciamo una statistica e prendiamo 10 persone e gli vai a dire col microfono in mano: scusa, hai detto osanna, sai cosa vuol dire osanna? Sai cosa vuol dire in ebraico alleluia? Ma sai cosa vuol tra dire? l'altro, Osanna, noi non lo dovremmo nemmeno dire, perché Oshianach vuol dire dona la tua salvezza, quando la salvezza è già stata donata. Ecco, allora dovremmo ecco, cambiare anche tante frasi nelle nostre canzoni, no? Mi è venuto ultimamente, venne Mario da noi, Mario Marchio da noi, facemmo una canzone proprio grazie allo stato puro, no? Ogni strofa, ogni canzone, no? E a un certo punto lui, quando prese la parola, disse: Rino, mi devi dire un poco chi l'ha scritta sta canzone, perché io vado girando un po' per tutte le chiese e vedo una cosa aberrante, una cosa proprio che dicono delle cose nelle canzoni, che poi le canzoni sono preghiere cantate. Sei d'accordo con me? Ah, sì. Sono preghiere fatte con le note. Allora, mi accorgo che tante volte la stragrande maggioranza del popolo cristiano dice delle cose ma non sa l'importanza di ciò che ha detto. Per esempio, noi stiamo parlando di grazia, no, stasera. Venite un attimo con me in Colossesi 1, vi faccio vedere una cosa. Colossesi capitolo 1. Colossesi 1. Guardate qui l'Apostolo Paolo, perché vedi, se noi leggiamo la parola di Dio in maniera frettolosa, forse ci perdiamo per strada delle perle. O no? Assolutamente. Ormai siamo talmente abituati a sentirla che non la riflettiamo più. Diamo le cose Non, per scontate. no, siamo talmente abituati a leggere versetti che se ci fermassimo soltanto, come io dico, a fare comprensione del testo, di quello che è scritto nero su bianco, lasciando stare la rivelazione, nero su bianco, scopriremmo che tanti miti che sono stati costruiti in ambito cristiano, l'80% va rivisto. Esatto, esattissimo, gloria a Dio, esattissimo. Guardate qui, Scusami. Colossesi 1, pagina 237, Colossesi capitolo 1, guarda qui al versetto 6, al versetto 6. Vedi, questo è un versetto che viene letto, secondo me, proprio in maniera frettolosa viene letto e si perdono delle ricchezze. Dice qui al versetto 7, l'Apostolo Paolo sta parlando a quelli di Colosse e sta dicendo che il Vangelo è giunto anche lì. Ora guarda qui e dice che è giunto a voi come pure in tutto il mondo e porta frutto e cresce, ma attenzione qui, come avviene anche tra di voi. Occhio e orecchio, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio. In verità, cosa voglio dire in questo versetto? L'Apostolo Paolo qui sta dicendo una grandissima verità.
Perché dice la grazia di Dio è stata predicata qui a Colosse, ok? E voi avete visto questo Vangelo come porta frutto, ma questo Vangelo voi l'avete udito, la grazia di Dio è stata udita, ma è stata anche conosciuta la grazia di Dio. Ragazzi, sto dicendo una cosa, qui l'Apostolo Paolo sta dicendo due grandi verità, che noi, il primo step, ecco, è udire la grazia di Dio, ma il secondo step è conoscere la grazia di Dio. Il professor Walter, che adesso insomma, dirà che forse ho ragione, questa parola conoscere dal greco ginosco, dico bene, professore? Gignosco, sì. Vuol dire conoscere per esperienza. Ok? È così. Quando tu odi la grazia di Dio, non devi fermarti, ma una volta udita, perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo, quando tu odi la grazia di Dio, non basta, perché altrimenti è soltanto un dolce sentito udire. Ma quando tu odi e conosci per esperienza, e allora ragazzi miei, lì viene una bomba, lì viene qualcosa di esplosivo. Le persone non possono più fermarti perché tu stavolta gli occhi tuoi si sono aperti a quella meravigliosa e stupenda grazia che non viene soltanto udita da un pulpito, che non viene soltanto letta, ma viene vissuta, viene sperimentata sul proprio essere, sulla tua stessa anima. Walter, Giovanni 17,3, il nostro Signore Gesù disse: questa è la vita eterna, che ginosco me e il Signore Dio Padre. Questa è la vita eterna, che conoscano me, che hanno vita in me, ma tu puoi avere vita, grazia abbondante, se conosci per esperienza. Per esperienza. Quando tu ti spandi il tuo spirito. No, un'altra bellezza, un'altra cosa bella. Walter, sai dove sta scritto? In 1 Corinzi capitolo 6, versetto 17, dove dice che chi si unisce al Signore è Forma un uno solo stesso spirito spirito con con lui. Lui. La parola unire, praticamente, unire è tradotta dal greco collao, da cui abbiamo la nostra parola in italiana colla. La colla serve per unire due superfici, due parti. È un liquido che è aderente, non che ti aderisce le due parti. Questa parola, chi si unisce al Signore, chi si collao al Signore, forma uno stesso spirito. Lì la parola stesso spirito è dal greco hice, che vuol dire forma un solo spirito. Le persone vanno in confusione perché dicono: ma dentro di me che cosa c'ho? C'ho tre spiriti, cioè il mio spirito non rigenerato, il mio spirito nuovo più lo Spirito Santo. Ragazzi miei, non è così. Chi si unisce al Signore, chi fa colla con il Signore, diventa un solo spirito, uno solo. Cioè, in sostanza, per darti chiarezza di quanto sto dicendo, è questo: prendi una tazzina di caffè, metti lo zucchero dentro, mischia, e poi immagina che per errore tu dica: oh, ho sbagliato, lo volevo amaro, puoi togliere quello. E come fai a toglierlo? È tutt'uno adesso. Questo vuol dire, è tutt'uno con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. Perciò, come fai tu a vivere sotto la legge? Come fai tu a vivere? Che poi sotto la legge c'è bisogno di fede. Sotto la legge non c'è bisogno di fede. Sotto la legge c'è un'imposizione: fai e vivrai. Sotto la grazia hai bisogno di fede. E la fede è preziosa per ricevere grazia, per ricevere salvezza, per ricevere guarigione, prosperità, pace, perdono. La fede è importante. Pure per andare in cielo una volta per tutte c'è bisogno di fede. E lo sai, è vero, e lo sai, mentre parlavi mi veniva in mente, no, di questo fatto del essere una cosa sola. Io cito sempre un passo che si trova in Galati 2:20, no, che tu conosci molto bene, dove Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Però spesso non facevo il passo di finirlo il verso 20.
Dice la vita che vivo nella carne, non le vite. L'insegnamento sballato fuori dalla grazia ci ha parlato di una vita spirituale, una vita del mondo. Come se tu entri e esci da due stanze diverse. Questa è spirituale, questa è del mondo. Questa è spirituale, questa è secolare. Poi in noi ci sono due persone, c'è il vecchio Adamo e il nuovo Cristo. Poi c'è. Quindi cosa si crea? Una schizofrenia. E infatti il risultato di certe predicazioni è una schizofrenia, una spiritualità farlocca, tra l'altro, spinta ai massimi livelli, poi guardi la vita e è un disastro. C'è amarezza, c'è rabbia, c'è parlare male degli altri, c'è giudicare, c'è puntare il dito. La grazia non crea soltanto un nuovo rapporto tra te e il Signore, ma crea un nuovo rapporto in altre due dimensioni, con te stesso e con gli altri. Quando inizi a vivere nella grazia, si produce il vero ravvedimento, la vera metanoia, il vero cambiamento di mentalità. Ho capito che Dio non si relaziona con me per ciò che di buono faccio o per ciò di. Perché mi ama. Quindi, quando io mi relazionerò con gli altri, non mi relazionerò guardando i loro errori, ma guardando il buono che c'è. Ecco perché Paolo dice in 1 Corinzi 13: l'amore non addebita il male. Io guarderò gli altri per chi sono e non per ciò che fanno. Altrimenti, noi ci relazioniamo con gli altri come la legge si relazionava con noi. E come si relazionava la legge con noi? Giacomo dice: se la infrangi in un punto, ha infranto tutto. Sai come vedi le persone che vivono secondo quel principio? Che la prima volta che fai qualcosa di sbagliato, tutto ciò che di buono hai fatto prima viene dimenticato e tu Sì. viene squalificato. La grazia di Dio invece ti insegna a vedere le persone attraverso l'amore che Dio ha per loro, come persone, cercando di avere misericordia e esercitando grazia anche verso noi stessi e verso gli altri, cucendo dentro di noi questa schizofrenia e facendoci vivere una vita. Io dico sempre che sia a predicare, che sia in barca a pescare, spero Dio presto, io sono in Cristo allo stesso modo. È il motivo del cuore con cui lo faccio, non è ciò che Certo. faccio o che c'ho. La vita che vivo nella carne, una, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il Esatto. quale mi ha amato e ha dato se stesso per Yes. me. Yes. Le persone parlano d'amore, no? Le persone parlano d'amore, amore, amore, amore. Ragazzi miei, io non potrò mai amarti se non ho la rivelazione di questo amore meraviglioso. Io non potrò mai amarti, infatti, come ho citato prima il versetto, no? Noi amiamo perché siamo stati amati per primi, cioè il passo l'ha fatto prima Dio amandoci a spese di Cristo. Questa è bella, eh? Dio ci ha amati a spese di Cristo. Sì, lo so perché sono rimasto scioccato pure io quando poi l'ho sperimentato, no? Per esempio, un altro versetto che va a rimarcare Colossesi 1:6 lo troviamo in Prima Giovanni, no? Andiamo un attimo a fare un salto in Prima Giovanni. Walter, spero che non ti sto dispiacendo prendendo questi versetti. Ma guarda, siamo quasi 500 a ascoltarti, non credo proprio che siamo dispiaciuti. Ok, Quindi. ok. Prima Perché in diamo questo un attimo. modo vai a chiarire un sacco di cose perché vengono utilizzati i versetti. Cosa, Siccome scusa? vengono utilizzati, dicevo, andando sulla parola, è una doppia guarigione, perché siccome vengono utilizzati i versetti a crai per portare delle cose astruse, più che assurde, prendere la parola di Dio vuol dire andare a guarire proprio quello che viene utilizzato per creare questo. Quindi vai tranquillo. Sì. Prima Giovanni capitolo 4, versetto 16. Noi parliamo dell'amore di Dio, no? Cioè questo amore che la parola di Dio dice che Dio è amore, cioè la persona di Dio è amore, un pezzo di Dio tolto da Dio stesso, c'hai cioè un pezzo d'amore in mano, perché Dio è amore, Dio non ha amore, Dio è amore. Gesù è la grazia di Dio, Gesù è la grazia di Dio, lui non è che ha solo la grazia usata per gli altri, ma lui è la grazia di Dio, no? Allora noi dobbiamo udire e conoscere questa grazia per rivelazione, no? Per intimità, per relazione. Parlando di grazia e amore, che poi è la stessa cosa, guarda qui in prima Giovanni, capitolo 4, pagina 287, al versetto 16. Dice così l'apostolo dell'amore, dice: e noi abbiamo conosciuto
ok? E qui è sempre la parola ginosco. Abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Questo mi dice che l'amore viene predicato, la grazia viene predicato, ma bisogna conoscerla e poi credere in quanto Dio ti ami. No, io forse ho peccato, oh, io sto facendo ancora queste cose, sono ancora mancante, probabilmente so problemi davanti a Dio. Dio, voglio dirti una cosa, tu fai le cose in maniera santa al 100%, che è impossibile, ma le fai? Ok, tu pensi di farle? Va bene? Dio ti ama e non cambia il suo amore per te. Tu le fai in maniera così declassante, così proprio pochissime cose affinché Dio possa amarti. Dio ti ama sempre al 100%, l'amore di Dio per te non cambia mai. Molti dicono, Walter, sei d'accordo con me che ci saranno sempre quelli che dicono: e allora cosa vuol dire che E bisogna fare possiamo quello che fare si vuole? tutto quello che ci fa. In Toscana ci sarebbe un modo bellissimo, non si può dire, però. Lascia stare, lascia stare, lasciamo stare, perché anche in Campania c'è un modo di... Sai, mentre parlavi, mi è venuto in mente, no? Quel passo che si trova in Giovanni 1, parlando ancora di Giovanni, dove dice. Giovanni 1? Giovanni 1,14 dice: ascoltate, ascoltate, ascoltate. E la parola è diventata carne, non pietra, numero uno. La parola nella legge era scritta su pietra. La parola è diventata carne. Il legalismo produce un cuore duro come la pietra. Io ho trovato nel mondo persone atee, agnostiche, più compassionevoli della durezza di coloro che dicono di amare Dio. Il Sì. cuore di Dio, io dico sempre, ti ricordi Rino quando Paolo in 2 Corinzi 3 dice: e noi tutti a viso scoperto, rispecchiando, riflettendo come in uno specchio la gloria di Dio, veniamo trasformati in quella stessa immagine. Tu prendi l'immagine del Dio che si rispecchia in te, del Dio che adori. Se adori un Dio crudele, avrai un cuore crudele. Se adori un Dio di grazia, il tuo cuore piano piano si ammorbidirà nella grazia. Ma dice così: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena. Se avete la vostra Bibbia, sottolineate quel. Viene dal verbo plerò, che vuol dire riempire, piena di grazia ancora e di verità. Ora ascolta: se Gesù è pieno di grazia, vuol dire che non c'è spazio per altro. Esatto, Non c'è esatto. spazio per altro, tu non puoi. E molti cosa usano? Usano quel verso in cui Gesù ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare compimento. Ma non vuol dire che il fatto che non l'abbia abolita, allora dobbiamo pretenerla anche noi. Lui voleva dire: non sono venuto per abolire un debito, ma per pagarlo, per adempierla nella Certo. mia vita, soddisfarla. E dal momento in cui un debito è soddisfatto, passa. Ed entra una nuova dimensione del pagato. E poi dice di verità. Voglio dire una cosa a tutti quelli che ci ascoltano. Sai come si riconosce la verità dalla menzogna? La menzogna si attacca subito nella mente. La verità no. La verità hai bisogno di ascoltarla, di ascoltarla, di ascoltarla, di ascoltarla. Ma la menzogna, quando ti dicono, ascolta, una cosa buona di una persona, probabilmente domani te la sei già dimenticata. Ma se ti dicono che quella lì è una poco di buono, fra 10 anni ti ricorderai ancora che sia vero o no, e tutte le volte che vedrai quella donna ti verrà l'idea che quella sia una poco di buono. Perché la menzogna si attacca subito, la verità lascia liberi. Quindi nella verità hai bisogno continuamente di ascoltarla. Ecco perché Paolo diceva: non mi stanco mai di ripetere le stesse cose. Ma quando ti è stato insegnato un versetto fuori posto, una dottrina sballata, quella si attacca e diventa una fortezza. Sì. E per demolirla ci vogliono anni, anni, anni. Ecco, da lì puoi riconoscere la differenza tra la menzogna e la verità. Sì, giustissimo, sì, gloria a Dio, alleluia, questa è un'altra perla, alleluia. Poi un'altra cosa che ci dovrebbe, perché vedi il soggetto grazia, Walter, tu hai scritto bene il titolo che abbiamo dato a questa nostra diretta, no? La via della grazia, quella bella immagine che hai fatto, no? La via della grazia. Non esistono le vie della grazia, come non esistono i Vangeli.
esiste il Vangelo e è visto da quattro sfaccettature diverse, ma è sempre il Vangelo. E vedi, ci sono persone che ci accusano dicendo che noi siamo quelli dell'ipergrazia, ma in realtà non esiste un'ipergrazia, esiste un ipergesù. Ok, e che cosa vuol dire ipergrazia, ragazzi miei? Cioè, si è fatto un libro che è diventato un bestseller di tutto l'ambiente, di tutte queste persone che vogliono a forza lanciare pietre su questi che predicano ipergrazia, eccetera, eccetera. Ma dico, ragazzi miei, quello che si farebbe bene a fare e aprire un pochettino del loro comprendonio, ok? E cercare di andare un attimo alla parola, perché probabilmente la parola per molti anni gli abbiamo fatto dire cose che non ha mai detto. Così, è Non così. ha mai detto. Non ha mai detto. E posso dirti, Walter, che personalmente molti anni fa, per grazia di Dio sono quasi convertito da 30 anni, vabbè, ma 20 di questi ho predicato legge, convinto che stavo predicando il Vangelo. Ok? Convinto, ma per la grazia di Dio nel 2011 si è acceso un barlume, una scintilla di rivelazione, ho iniziato a vedere la parola di Dio in maniera completamente diversa. Forse qualche religioso mi potrà accusare dicendo: hai avuto uno spirito di perversione in quel momento, Spirito di perché errore. mamma mia, Dio mio. Allora dico io, no? Vedi, le dottrine di Cristo, citate in Ebrei 6, 1, 2, no? Le dottrine di fondamento. E vedi anche altre cose nella parola di Dio, ma stavolta le vedi attraverso il filtro della grazia. Una di queste tante, per esempio, no? Walter, vogliamo intercedere presso Dio affinché Dio si muova, affinché il Signore ci ascolti, no? Ragazzi miei, digiuniamo, eh? Digiuniamo con questo coronavirus, digiuniamo affinché Dio abbia pietà e misericordia del popolo suo. Ma ma ci rendiamo conto, dopo tutto quello che stiamo dicendo in questa live e anche in quello che ci stiamo cercando di trasferire nelle chiese, ma ci rendiamo conto che il digiuno che non viene soppresso, che non viene annullato, ma io credo che il digiuno, stando a quello che dice la parola di Dio, non serve per muovere Dio. No, Il no. digiuno serve per alleggerire me, per rendermi più sensibile alle cose di Dio. Esatto. No, oggi facciamo digiuno, oppure ho mia moglie con i mal di testa, pregherò per lei al Signore, però vedo che niente succede. Chiamo Walter. Walter, tu che sei in Toscana, può essere che Dio ami il dialetto toscano perché possa. Allora ci mettiamo io e Walter, manco succede niente. Allora che faccio? Chiamo a nonna Gisella. Nonna Gisella, tu sei convertita da 50 anni, Dio ti ascolterà, aggiungiti alle nostre preghiere. E poi vediamo che pian pianino si fanno le cosiddette catene di preghiera. Anzi, colgo l'occasione, se c'è in mezzo a noi qualcuno che ci sta ascoltando, non mi mandate qualche cosa su Messenger, preghiamo per questo, preghiamo per quell'altro, passalo a quest'altro, copia e incolla all'altro, perché non faccio niente. Vi amo e vi stimo, però no, basta. Cosa succede? Si fanno le catene e catenelle. Tu pregale dall'una di notte fino alle due. Poi passo io. Ma mi raccomando, non lasciamo non stacchiamo, perché si interrompe la catena di preghiera. No, ma non ci ridiamo, ma ste robe è follia. Gesù ha detto: quando pregate non usate parole. Noi critichiamo quelli che snocciolano i rosari e facciamo i rosari evangelici. Esatto, esattissimo, esattissimo. Mettilo su Facebook questa citazione, dai. Vai, e poi ti taggo.
Poi il Signore si muoverà, si muoverà. Metti fede perché il Signore si muoverà. E fanno quei cantici oggi che c'è quel canto famoso, non so, forse tu lo sai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Allora questa fede dovrebbe muovere, non so in quale modo, la mano di Dio. Ma Dio, se non mi sbaglio, è scritto nella sua parola, che si è mosso 2000 anni fa nella persona di Gesù Cristo. Anche qui. Vedi, quando preghiamo, filtriamo le nostre preghiere mediante la grazia di Dio, perché la fede non muove Dio. Per grazia Dio si è mosso e per fede noi riceviamo. Semplice, semplice. Se tu hai rivelazione di questo concetto, fratello mio, sorella mia, le tue preghiere inizieranno a cambiare, i tuoi digiuni inizieranno ad avere un'altra linea. E non solo, sai qual è il primo grande frutto? Il termometro della grazia è quanto vivi nel riposo. Tanto vivi nel riposo che non vuol dire non far niente. Guarda, Paolo dice: io mi sono affaticato più di tutti gli altri, ma non io, ma la grazia di Dio che opera in me. Io lavoro e porto avanti un ministero che va, grazie a Dio, dalla Sicilia fino alla Svizzera. Lavoro. Esco, a volte mangio un mezzo piatto di pasta, mi butto in macchina e torno alle 4 di notte, mi dicono: va, la mattina dopo sono a scuola a insegnare, come fai? Ma io lo vivo nel riposo, posso essere stanco fisicamente, ma non sono io a portare avanti il regno di Dio, non è ciò che io faccio a determinare i movimenti del regno di Dio, è esattamente il contrario, è nel riposo dell'opera finita di Cristo, dove tu inizi a riposare e lo spirito della grazia inizia a muoversi. Sì. Più tu riposi in Gesù e più è lo Spirito che ti guida. Io ho sempre quell'immagine, Rino, quando il popolo di Israele attraversa il Mar Rosso e la presenza del Signore, l'angelo del Signore, dalla testa si muove dietro. Ti ricordi? C'è un passaggio all'indietro. No, nella legge eri tu che cercavi di seguire il Signore, oggi è Lui che ti spinge da dietro. Infatti, Paolo dice: la grazia di Cristo, l'amore di Cristo ci costringe. In realtà, nel greco è ci spinge. Cioè, oggi non sei tu a arrancare in salita, a cercare di seguire Dio con le tue forze per arrivare fino a Lui, è Lui da dietro che ti spinge. Infatti, in Apocalisse, quando Gesù, la grazia di Dio, appare a Giovanni nel capitolo 1, è scritto: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando, perché Gesù era dietro. Perché la croce è dietro, perché la grazia è dietro, perché ciò che Dio ha fatto per noi è dietro di noi. E Yes. noi siamo davanti. Io oggi non credo per ottenere, io credo perché ho ottenuto. Amen. Alleluia. Cambia tutto, cambia la tua preghiera, cambia il tuo modo di vedere, cambia il tuo modo di relazionarsi, cambia il tuo modo di credere, cambia il tuo modo di vedere anche miracoli intorno a te. E Sì. lo vivi nel riposo, in questa Yes. dimensione del riposo. Ecco perché la lettera agli Ebrei dice: sforzatevi di entrare in quel riposo, perché ti devi sforzare nella mente di resettare la tua mente e di iniziare a vivere al di fuori di quel Dio grigio che non è il padre di Gesù, non è il padre di Gesù. E voglio dire di più, anche nella dispensazione della legge, Dio è sempre stato un Dio di grazia, un Dio di amore. Sempre, non è diventato dopo il Dio buono, prima era il Dio della legge tremenda, è sempre stato un Dio di grazia, ma come con un bambino ha dovuto portare avanti un popolo, dando regole e precetti, precetto dopo precetto, dice Isaia, capitolo 28, mi pare, finché nell'età adulta, nella pienezza del tempo, Galati 4 dice che finalmente ha mandato suo figlio per avere un rapporto personale e di grazia con noi attraverso l'opera che Cristo ha fatto alla croce. Amen, amen, amen. Sì, yes, amen. Alleluia. Gloria a Dio. Meraviglia, potremmo stare qui. Esatto. Io, se sei d'accordo, Rino, vorrei prendere, se c'è una domanda, e chiudere con una domanda che vorrei passarti. Va Ora, bene. qui, grazie a Dio, avete scritto talmente tanti commenti che non la vedo, ma il primo che scrive una domanda buona la passiamo a Rino.
Se qualcuno ha una domanda che possa magari rispondere anche a tanti, a volte rispondiamo a una persona e rispondiamo a tanti. Vediamo se c'è una domanda che qualcuno di noi vuol fare e chiediamo a Rino di darci una risposta e poi chiudiamo con questo. Però prima di chiudere, io credo che non possiamo fermarci qua. Io No. devo rinvitarlo assolutamente. Non so se siete d'accordo, ma inizieranno ora tutti. Sì. La prossima settimana io me lo vado a prendere e lo ritiro qui dentro, perché hai detto delle cose, Rino, che seriamente noi lo metteremo alla registrazione, vanno riascoltate, vanno meditate, vanno distillate nel cuore, proprio goccia a goccia, assolutamente. Vediamo una domanda. Ok, te la metto qui. Enzo Marrandino, ciao. Sono due, guarda, ne voglio mettere tutte e due se ce la fai a rispondere. La prima è questa e quella dopo. Allora, la prima domanda è questa. La seconda, se riesci a rispondere prima, perché non ne posso mettere tutte e due. Dice Bruno, come diffondere la grazia senza legge? Puoi rispondere prima a questa e dopo a quella di Enzo? Bruno chiede, come diffondere la grazia senza legge? Tu che sei un ministro, che hai una comunità, che sei nel ministero da tanti anni, ricordo che non è solo un fratello, ma è un uomo di Dio, un ministro, è un figlio di Dio che il Signore usa nel ministero e che ha una comunità. Se siete da quelle parti e cercate una buona comunità dove si predica la grazia, tanti me lo chiedono, contattatelo, andate a mettere il like sulla sua pagina, ascoltate le sue dirette, i suoi insegnamenti che trovate. Non so se sono anche su YouTube, Rino. No, no, solo su Facebook. Solo su Facebook, quindi prendete il like sulla sua pagina e andate a ascoltare i tesori che il Signore ha messo dentro di lui. Come si può diffondere la grazia senza legge, Rino? Allora, io credo fermamente che la grazia di Dio si diffonde alla stessa maniera di come l'ha diffusa il nostro esempio per eccellenza. Ti porto due esempi. In Giovanni 8 è scritto che quella donna adultera fu portata alla presenza di Gesù e poi sappiamo come è andata a finire. Praticamente che Gesù con una parola saggia inchiodò tutti a tal punto che fece deporre le pietre e nessuno più poté uccidere questa donna, che la legge prevedeva la morte. Gesù disse: "Dove sono i tuoi accusatori?" Attenzione, dove sono i tuoi accusatori? Lei rispose: "Non ce ne sono." E va, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Qualcosa di sbagliato avvenne anche nella legge, numeri 15. Che per andare a prendere legna in giorno di sabato, e la legge lo vietava, successe che poi Mosè diede ordine di lapidare tale uomo. Vedete questa cosa? Sono due estremi, no? Andare a prendere legna in giorno di sabato mi ammazzi. Trovare una donna in flagrante adulterio me la salvi, me la scansi dalla morte. Come mettiamo a paragone queste cose? La legge non perdona. La grazia perdona. Quella donna doveva essere lapidata. Chi è senza peccato, Gesù disse, scagli per primo la pietra. Tutti quanti, facendosi un'analisi di coscienza, disse: "Io non sono in grado di poter lanciare la pietra perché ieri ho picchiato mia moglie. L'altro ieri ho litigato con il passante lì fuori dal tempio." Chiaramente sto scherzando. Certo. Gesù era l'unica persona idonea, l'unica idonea, a prendere il primo macigno e sfracellare la testa di questa donna. Non lo fece. Va, neppure io ti condanno. Ora, cosa voglio dire con questo? Gesù è stato l'unica persona a manifestare la grazia anche con la sua vita. La domanda era, puoi riformularmela per piacere, Walter? Come si può portare la grazia senza portare anche la legge? Ecco, avere primo la rivelazione della grazia di Dio. Una volta che hai avuto la rivelazione della grazia di Dio, puoi vivere la grazia di Dio. Vedi che per tante volte,
Se non hai avuto la rivelazione della grazia di Dio, molte volte inconsapevolmente o anche consapevolmente hai preso tante pietre spirituali e hai ammazzato la gente. Ma con la rivelazione della grazia di Dio c'è una bella notizia. Se hai la rivelazione della grazia di Dio, la grazia di Dio ti fa vivere bene pure con il prossimo. Ok? Allora Gesù ha vissuto mettendo fuori la grazia di Dio, ok? Le uniche persone che non andavano d'accordo con Gesù erano solo i farisei, solo i religiosi, e ancora oggi quello spirito c'è sempre, ok? E ti combatteranno. Ma da parte tua, se vuoi vivere con la grazia, senza farti guidare dalla legge, abbi la rivelazione della grazia di Dio. L'unica cosa che devi fare, Signore, fammi comprendere il tuo cuore, perché sai una cosa? Guarda un po' nella diretta. Molti nel nome di questa hanno ammazzato che hanno ammazzato. Nel nome di quella che questa qui è la sacrosanta parola di Dio e con questa parola hanno ammazzato la gente. È vero. Invece conoscere Dio non solo nella parola, ma anche da cuore a cuore, da cuore a cuore. Se io conosco il cuore di Dio, io vivrò anche con grazia con il mio prossimo. È vero. È vero. Perché la differenza, tra l'altro, tra il ricevere lo spirito con cui è stata ispirata la scrittura e la lettera. Paolo dice la lettera uccide, tant'è vero. E mi confermerà il mio amico Maurizio Grassi, la prima volta che compare la parola lettera nella Bibbia è quando Davide dà le lettere perché venga ucciso Uria. Ah, sì. La lettera uccide, fin dall'inizio, da quando compare. Chiudiamo con questo. Enza, una domanda interessante. Dice Walter, ma io la girerò anche a... dirò la mia e poi lascerò l'ultima parola e poi andiamo a chiudere a Rino. Walter, come mai molti leaders si sentono o trasmettono la paternità spirituale alla vecchia maniera del Vecchio Testamento? Allora, io credo che il motivo principale sia c'è stata una trasmissione di questo messaggio in Italia. Anche nel mondo c'è questo problema, eh? Non è che dove vai fuori dall'Italia ci sono rose e fiori, anche fuori, ma non come in Italia. Se tu, ad esempio, vai in nazioni come il Sudafrica, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in altri posti, più o meno il Vangelo lo senti. Quando io sento, parlo di Vangelo, non parlo di parola di Dio, perché io posso predicare la parola di Dio e non predicare il Vangelo. Certo, Okay. certo. Noi predichiamo dalla parola di Dio il Vangelo. Il Vangelo è un messaggio ben preciso ed è il messaggio della grazia di Dio in Gesù Cristo, dell'opera finita al Calvario e delle sue conseguenze post-crucem. Questo è il Vangelo. In Italia invece c'è una tradizione, probabilmente che deriva da una fortezza anche religiosa cattolica tipica che ha tenuto l'Italia per 16 secoli, non è uno scherzo, che si è trasferita, è uno spirito che è sull'Italia, anche nel mondo evangelico, che è legalista. Si è trasmesso un messaggio. Questo messaggio che si è trasmesso di generazione in generazione è diventato una fortezza nelle menti. In Italia c'è la mentalità del mediatore, numero uno. In Italia c'è la mentalità, basta che tu vada in una chiesa a vedere bellissime affreschi rinascimentali e vedi un Dio con la barba accigliato e pronto a mandare, insomma, questa è l'immagine di Dio. Inoltre, si è tramandato un messaggio che è stato acquisito e che io e Rino abbiamo ricevuto. Io almeno ho ricevuto, credo anche tu all'inizio abbia ricevuto questo messaggio e l'abbiamo insegnato, ci abbiamo creduto, sai Sì. perché? Perché ci è stato trasmesso con questa. Ci è stato trasmesso Bibbia alla mano e versetti alla mano e noi abbiamo letto nella lettera quello che ci è stato trasmesso, dando per scontato quando si arriva alla fede, io almeno quando ho conosciuto Gesù volevo sottomettermi agli altri, volevo essere ubbidiente, volevo quello che mi insegnavano, io non mettevo nemmeno lontanamente in dubbio perché poi se no sei un ribelle, perché se no non sei ubbidiente. Allora io prendevo per buono perché mi era stato insegnato dalla parola di Dio e lo abbiamo insegnato e si è formata una fortezza. Se non avessimo incontrato la grazia, avremmo continuato a trasmetterlo di generazione in generazione. Ma, e prima di passare la parola a Rino, permettetemi anche di dire un mio punto di vista, che quel messaggio fa comodo. Quel messaggio fa comodo perché nel nome di quel messaggio si campa a sbafo, si tengono le persone nella paura, si tengono le persone nella condanna e si controllano le persone. Ci si garantisce una vita assicurata per il resto della vita, dove noi siamo alla fine poi il Papa della Chiesa, noi critichiamo i cattolici, ma sono uguali, e ci fa comodo perché quel messaggio tiene le persone sottomesse.
Mentre invece la grazia di Dio lascia le persone libere di seguire per amore, per rivelazione, per frutto. Gesù ha sempre lasciato le persone libere. Quando ha liberato l'uomo posseduto dal legione, ha detto vai a casa tua, mentre lui lo voleva seguire. Quando ha guarito Bartimeo e Bartimeo voleva andare per conto suo, gli ha detto vai a casa, poi si è girato, Bartimeo lo seguiva, ma l'ha seguito nonostante Gesù gli avesse detto vai in pace, cioè non ti ho guarito perché così tu mi segui. Noi invece abbiamo detto alle persone, ora il Signore ti ha guarito, occhio perché se te ne vai dalla chiesa perdi la guarigione. Abbiamo usato dei sistemi diabolici, diabolici, per tenere le persone nel nome della paura e abbiamo insegnato che l'amore di Cristo le libera dalla paura. Abbiamo fatto questo, il motivo è un motivo a volte non sempre onesto. Consentitemelo. Ti Sì. passo la parola e con questo Sì, chiudiamo. allora io direi solo che sei stato esaustivo al massimo. Volevo soltanto aggiungere nell'ultima domanda che vedo Enzo, questo signore qua ci ha fatto Enzo Marrandino ci ha fatto questa domanda. Io concluderei con questa testimonianza. Un giorno mi rivolsi ad un mio amico, ad un pastore, parlandogli di questa meravigliosa grazia, lui si mise sulle difensive e disse una cosa che poi mi è rimasta. Disse: no, io non cambio perché mi sono confrontato con i padri della fede, con i pastori che sono anziani nella fede, che per tanti anni hanno predicato questo messaggio e mi sto trovando pienamente. Detto questo, si chiusero le porte. Detto questo, mi ha chiuso le porte. Detto questo, si è chiuso a riccio e continuo a predicare quel tipo di messaggio. La sua chiesa sta prosperando, la sua chiesa sta moltiplicando e le persone sulla base dei numeri poi dicono il tuo messaggio è Quello vero. sbagliato e l'altro messaggio è quello che è. Però ragazzi miei, come diceva bene il mio amico Walter, diceva poi controllare le persone, guardate che non è difficile controllare le persone, non è per niente. È facilissimo. Come ho detto all'inizio di questa live, noi facciamo dire a questa parola ciò che essa non ha mai detto. E se volete, nella mia natura diabolica, io sarei in grado di predicarvi sermoni per un mese intero e farvi vedere qua dentro delle cose aberranti. Assolutamente. Ok? Ma voglio essere onesto perché chi crede nella grazia di Dio, l'ha sperimentata e la vive, ha un cuore onesto, perché stavolta vengono fatte delle cose con una giusta motivazione di Amen. cuore. Il motivo retto del cuore è così. Rino, è stato, non so dire, così prezioso quello che tu stasera ci hai condiviso, hai regalato. È praticamente, questo è solo un'apertura, una presentazione, ma io desidero tanto e so. Mettetemi delle conferme, dei sì sotto che noi desideriamo ancora ascoltarti perché è troppo prezioso. Lo sai perché? Perché in te si riscontrano due cose troppo preziose, la verità e la franchezza. E sono troppo preziose. Noi dobbiamo avere il coraggio, la salvezza è gratuita. Amen. La grazia di Dio è gratuita, ma metterci la faccia è l'unica cosa che possiamo fare per un Dio che ci ha messo la vita. Lui ci ha messo tutto ciò che aveva. Il minimo che possiamo fare, che non è un dare indietro a Dio, non potremo mai dare niente, ma è giocarci la faccia, anche essere persone scomode, ma Gesù, la croce, l'opera finita, la verità e la grazia devono essere portate in questa nazione. Io ringrazio Dio per la tua franchezza e il fatto che ti giochi la faccia e che il tesoro che Dio ha messo lo trasmetti senza compromessi, senza sistemarli. Ok, grazie. Grazie a tutti, fino alla prossima settimana. Ora poi me lo sistemo io, me lo prendo in mezzo ai mille impegni che ha. Davvero grazie a te, grazie alla tua famiglia Grazie e a tutti voi. andate a prendere i contatti sulla sua pagina, andate a ascoltarlo. Tu fai delle dirette, hai dei giorni fissi? Mentre parlo con te mi stanno arrivando, ma quante richieste di amicizia mi stanno arrivando.
Devo un po' fare un po' di pulizia nei 5.000 amici che ho perché tanti hanno il profilo ormai spento e devo toglierli per dare spazio a tutte queste persone che probabilmente sono. Magari ti farai una pagina pubblica dove non hai limiti e lì puoi prendere tutti. Pensaci perché c'è bisogno di questo messaggio. Sì. Si fanno oggi pagine pubbliche per cose, vabbè, tu che sono 30 anni che ti dedichi nel regno di Dio, c'è bisogno di te, c'è bisogno nella regione, ma c'è bisogno nella nazione. Vedete, è importante anche quello che è bello, che la grazia di Dio ti fa collaborare senza le tattiche di andare, perché molte chiese in Italia, permettetemelo, nascono sulle rovine di altre. Cioè io vado a predicare in una chiesa, poi prendo i contatti con quella chiesa, cose successe nella mia, non è Va che... bene, allora facciamo una cosa. Continuiamo la diretta per un'altra ora. Dai, dobbiamo dire questa Capito? cosa. Oggi la grazia di Dio ci permette di essere amici, di collaborare senza paure, di dire lui ha più visualizzazioni, io vado a prendere i succedono le cose assurde, si prendono i contatti, così poi io prendo quelle persone e me le tiro, ma era roba allucinanti. Noi vogliamo soltanto che il messaggio di Gesù Cristo, della grazia di Dio e del Vangelo sia diffuso su questa nazione. E se lui avrà più visualizzazioni, gloria a Dio, vuol dire che questo messaggio andrà ancora ad aumentare su questa nazione. Prendete il contatto, seguite le dirette di Rino perché troverete pane fresco e buono e l'avete sentito un assaggio. Se vuoi chiudere in preghiera con una preghiera per gli amici che ci stanno seguendo e la prossima settimana saremo ancora insieme a Rino. Ok, preghiamo. Signore Padre Dio Onnipotente, vogliamo ringraziarti nel nome del tuo Santo Figlio Gesù per questa diretta, per questo insieme, per questa comunione, seppure virtuale, Signore, ma è pur sempre una bella comunione. Signore, grazie per il mio fratello Walter, grazie Signore per tutti gli ascoltatori, grazie per tutti quelli che stanno avendo rivelazione della tua stupenda grazia. Signore, vogliamo benedirti, Signore, perché sappiamo che il vero risveglio qui in Italia sarà con la rivelazione della grazia e dell'amore incondizionato di Dio. Padre, vogliamo dirti grazie, Signore, per questo momento, per questo tempo insieme. Voglio benedire la famiglia Biancalana. Signore, grazie, voglio benedire tutte le famiglie in ascolto, tutti i single, tutti ve le vedove, gli orfani. Vogliamo benedire ogni ceto sociale. Signore, vogliamo ringraziarti. Ma sopra ogni cosa, Signore, noi preghiamo nel nome di Gesù che il popolo italiano possa gridare a te, Signore, per essere, Signore, per avere la rivelazione della tua salvezza, della tua grazia, Signore, di ciò che tu hai compiuto al Calvario, Signore. Signore, che ognuno, Signore, sia dal governo, Signore, dai cittadini, Signore, che ognuno, Signore, in Italia possa gridare a te, Signore. Signore, ti preghiamo di mandare, Signore, i tuoi operai. I tuoi figli, Signore, a predicare il vero Vangelo della grazia, Signore. Vogliamo dirti grazie, Signore Padre Dio, per ogni cosa, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno, e insieme diciamo Amen Amen. e Amen. Buona serata, buon weekend, benedizioni Rino e ci vediamo alla prossima diretta. Che Dio Ok, ciao ragazzi, ciao Walter. benedica. Ciao a tutti.